E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Farmnet 2016. Oggi fino con farming sono andato molto avanti con infatti sono riuscito a prendermi il Puma. Praticamente ero arrivato, aspettate, non mi ricordo più tanto bene. Era tipo 230.000 euro. Soltanto che poi fra una cosa e l'altra perché coltivo per i campi lì, che dopo avevo finito i semi dentro la seminatrice, poi pagare gli operai e così. Sono arrivato ad arrivare a 2.704 euro, quindi ben poco. Comunque finalmente un trattore veloce con tanta potenza, e poi arriverà anche l'ora di il carrettino che abbiamo, il disegnino, perché è veramente troppo poco per noi ora, visto che abbiamo 3-4 campi, se non mi sbaglio. Ecco, se questo andrebbe benissimo. 62.000 euro. Non vedo l'ora di, perché fa sempre comodo comunque un carro di quel genere lì. Sempre comodo. E tiene anche abbastanza, molto più di quello lì che abbiamo ora. Quindi niente, adesso aspettiamo un attimo che cresca e poi faccio ripartire il video. Ok ragazzi, qui è cresciuto, ho seminato tutto il colza, è cresciuto soltanto questo campo, intanto faccio questa parte qua nel video. Poi si cresce anche il campo di là. Bene. Così. Tanto il video durerà poco oggi. Allora, adesso programmi prossimo, quindi fra pochissimo. Ci potrebbe essere una opzione che non è sicurissima. Però non è il 100% che possa uscire questa opzione, però un po' di percentuale che possa succedere. Cioè, comunque, sarebbe poter riuscire a portare Farming Simulator 2017, perché forse dopo Natale compro un nuovo computer, lo cambio, prendo un nuovo portatile, che teoricamente mi dovrebbe reggere i giochi, principalmente io appunto su Farming, che almeno è l'ultimo uscito, è anche interessante come gioco guardando i video su YouTube normalmente di altri YouTuber. Mi è piaciuto un sacco rispetto al Farming Simulator 2015, per tutte le cose che hanno messo, secondo me ha migliorato un sacco, e quindi secondo me ne varrebbe la pena di portare Farming 17, però se riesco a prendere il computer nuovo. Quindi non è proprio sicuro che faccia poi video su Farming il 17, però c'è un po' di probabilità che possa farli, perché appunto per questo motivo qui. Poi altri video che potrebbero uscire quasi sicuramente, se poi Simulator 2018 craccato Shoptoide lo scarico, anche perché tanto per rimanere in tema col 6, sì, col 14 non l'ho mai fatto. Tanto per rimanere in tema col 16, magari lo craccherò, lo cercherò in giro su internet, così craccato, craccato. E quindi porterò anche quello insieme al 16. Spero che, allora, il 16 la serie la finirò quando sono arrivato al Challenger o JCB, non mi ricordo più cos'è, non mi ricordo mai. JCB, al Fast Track. Non punto al Magnum, comunque, anche perché sono
Vabbè, questo qua è il penultimo trattore. Scusatemi, il penultimo trattore che c'è sul farming. Neanche un bel mezzo, a parere mio. E quindi niente. Più o meno vi ho detto le mie decisioni che ho fatto ultimamente, in quest'ultimo tempo. E spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!